Bentornati in un nuovo video, benvenuti a tutti i nuovi iscritti. Il video di oggi sarà un video haul di un paio di cose che ho acquistato sia di abbigliamento che da Maison du Monde, appunto, per la casa. E ho deciso di fare questo video proprio perché avevo un sacco di sacchettini messi da parte e volevo assolutamente toglierli, appunto, per poterli sia utilizzare che comunque metterli via e non avere i sacchetti messi e buttati in un angolo della casa, sinceramente, che non è proprio il massimo. Se mi chiedete che orecchini indosso, perché me lo chiedete spesso, sia nei commentini qui sotto che in direct, oggi sto indossando questi orecchini qui a forma di pony, mini pony, che ho creato con il Fimo un annetto fa più o meno. Quindi oggi ho deciso di avere questi orecchini qua sulle orecchie, quindi di tenermi questi qua. Non pesano per niente, sono carinissimi, e poi lo sapete che io amo pony e unicorni. Allora, iniziamo subitissimo con le cose che ho acquistato da The Zenis. Sono stata da The Zenis. Ho preso in realtà una cosina sola, se riesco vi faccio comunque il try on haul, quindi comunque vedrete tutti i prodotti indossati. Allora, qui c'è lo scontrino, e lo scontrino ho speso 16,99 euro, e ho preso questa maglia semplicissima nera, un po' lunghettina, infatti, così, con la manichina lunga, è super trasparente, come potete vedere mi si vede praticamente, però magari con una canotta di un altro colore eccetera la posso tranquillamente utilizzare. Mi piace tantissimo il fatto che abbia questa larghissima scollatura sul décolleté qui, che poi si può decidere se portare appunto su una spalla oppure se portare a scollo a barca. Molto comoda, secondo me, semplicemente nera, e volevo un qualcosa di leggermente più sottile per questa stagione, questo periodo che non si capisce bene se siamo in primavera, se siamo in autunno, non si capisce, siamo in quel periodo di transizione che, nonostante sia primavera, io la primavera, sì, a parte oggi che c'è il sole, nì. Quindi questo è quello che ho preso da The Zenis. Sono stata da Stradivarius, e da Stradivarius anche ho preso una cosa sola. Questo è il sacchetto, eccolo qua, e praticamente ho preso una sorta di cappottino, cappotto giacca tra virgolette. Allora, l'ho pagato 29,99 euro, e il cappotto in questione, questa simil giacca, è questo qui. Allora, aspettate che vi faccio vedere com'è, è un po' stropicciato. Allora, è di questo color cammello, diciamo, forse un po' più chiaro del cammello, mi piace tantissimo. Praticamente è fatto semplicissimo, fatto così, con un bottone solo, appunto, come potete vedere qui ha un bottone, e le tasche laterali, ha il colletto, appunto, semplice, così. E io queste giacche qui, rimane praticamente più o meno a metà coscia, e mi piace tantissimo tenere aperto, anche perché è di quei tessuti che non è troppo pesante, quindi ancora per questa stagione assolutamente va benissimo. Mi piace tantissimo. Ho preso una taglia M, ecco qua. Da Zuiki, qui abbiamo il sacchettino, e
E ho preso un paio di cose, non tantissime. Allora, qui ho lo scontrino, ho speso 50,97 euro. E ho preso, allora, per prima cosa, vi dico perché questa qua l'ho già indossata, questo coprispalle, diciamo che è una giacchina di pelle, che costa 19,95 euro, che ho già indossato, per questo che non ho l'etichetta. Allora, questo giacchino coprispalle leggerissimo in similpelle, in ecopelle, fatto così, mi piace tantissimo, non è, come potete vedere, tanto lungo, ha le manichine lunghe e poi ha questa cosina qua, queste rugettine qua davanti, quindi su tutta la lunghezza laterale e anche dall'altro lato. Ha un bottoncino poi qui per andare a richiudere la giacca, ma la tengo sempre aperta, anche perché per questa stagione qui va benissimo, mi piace tantissimo, appena l'ho vista. A parte, vabbè, sta di ecopelle, però appena l'ho vista mi è piaciuta subito. Lo sapete che io adoro questi coprispalle molto leggeri di pelle, anche perché vanno benissimo, secondo me, a mio avviso, su tutto. Quindi per una cosa un pochino più elegante, una cosa un pochino più sportiva, secondo me il coprispalle di similpelle è fantastico. Poi ho preso questa carinissima casacchina, una camicetta fatta così sul rosa, molto carina, con la cernierina sul dorato, aspettate, sul dorato, fatta così, lunghettina, perché è un pochino più lunga dietro, un po' più corta davanti, mi piace tantissimo. Questa qua, secondo me, appunto, con la giacca di pelle sta benissimo per questa stagione, poi comunque ovviamente senza la giacchina per l'estate, mi piace un sacco, è molto trasparente, quindi comunque sotto bisogna mettere sempre comunque qualcosa di leggermente più coprente. Ho preso una L, una sorta di gilettino che ho pagato 17,99 euro, anche di questo ho preso una L, ed è fatto praticamente nero, tutto aperto, un classico gilet semplice, lunghissimo, come potete vedere è molto lungo, mi arriverà a metà polpaccio più o meno, la luce, ok, arriverà più o meno a metà polpaccio, ma mi piace tantissimo, è proprio aperto anche nei laterali, come potete vedere, a questi spacchi laterali che mi piace un sacco. Questo qua da mettere appunto con una t-shirt bianca, con il jeans oppure con il pantalone nero, stanno benissimo secondo me. Questa l'ho pagato 17,99 euro. Per ultima cosa, perché comunque sono andata, appunto, sono rientrata da Zuiki, ho preso una magliettina carinissima, una t-shirt bianca con Dumbo, è meravigliosa, cioè veramente appena l'ho visto ho detto no vabbè, ottimo, la devo prendere, anche perché sono andata a vedere il film di Dumbo e appunto sono stata non contenta di più, perché era bellissimo e io adoro Dumbo e ho adorato completamente il film, quindi ho deciso di prendere la t-shirt così, anche perché mi piace tantissimo. Questa t-shirt rimane appunto, anche se leggermente più corta, mi piace appunto abbinata con un pantalone magari un po' più a vita alta e appunto ho deciso di prenderla, poi con Dumbo è simpaticissimo. Di questo ho preso una M e l'ho pagata 12,99 euro, mi piace tantissimo, poi Dumbo è veramente dolcissimo in questa foto. Poi sono stata in un negozio di cinesi che è aperto, ero già stata in questo negozio e si chiama Aumai, possibile? Aspettate che guardo.
si chiama Aumai, questo qui. Ho speso 71,70, ma in realtà perché c'erano anche delle cosine di mia mamma e poi delle spugne, vabbè, che ho tolto. E cosa ho preso? Delle scatole portatorte, ecco, ho preso delle scatole portatorte perché mi servivano appunto da portare dei dolci in giro, come quelle dei pasticceri, e quindi ho deciso di prenderne due. Allora, ho preso tre cose. Ora vi dico i prezzi. Una la sto già utilizzando, quindi adesso ve la mostro. Allora, ho preso un leggings per fare appunto workout. Sto utilizzando un pantalone di H&M che avevo acquistato tempo fa, tanto tempo fa, però è lungo fino alla caviglia, è semplicemente nero, stretch, di quei tessuti leggermente lucidini, molto carino, però appunto ha la cosa che è fino in fondo. Io volevo un qualcosa di un po' più corto, tipo un pinocchietto, e allora ho preso questo leggings qui, morbidissimo, corto fino al polpaccio, fino al, sotto al ginocchio, con queste strisce rosa fluo, bellissime, laterali. E questo qua, di questo ho preso, erano taglie uniche, e costava 6,95 euro, ho deciso di prenderlo. Poi ho preso a 14,95 euro, anche questa è senza appunto taglia, quindi è una taglia unica, questa camicetta, questa blusa qui, bellissima, a pois, di questo color Tiffany, stupendo, a mio avviso è molto carina, e ha la manichina praticamente a tre quarti, molto molto bella. La particolarità di questa è il dietro, perché ha appunto dei bottoncini. Come potete vedere, leggermente si apre e ha dei bottoncini. Mi piace tantissimo anche lo scollo, come sta sui pantaloni, eccetera. Ed è un po' lunghetta, quindi comunque è un po' più lunga dietro, corta davanti. Come al solito queste bluse le fanno così. Mi piace un sacco, poi con questi pois neri, secondo me è davvero davvero deliziosa. Sempre dal cinese ho preso una borsa, perché appena l'ho vista mi è piaciuta subitissimo e ho deciso di prenderla, ed è questa borsa qui, fatta così, nera, semplicissima, ha questo bottone qua, in realtà, che si può appunto chiudere, ha un bottoncino laterale anche dall'altra parte per poterla chiudere lateralmente. E la particolarità di questa borsa sono i manici, che sono appunto di stoffa, vabbè, di ecopelle ricoperta di stoffa, di questi colori fantastici, sono multi multicolor. Da questo lato la striscetta si ferma qui, mentre sul davanti della borsa praticamente è la striscia è lunga fino in fondo. È bellissima, l'ho già riempita, c'è un casino adesso in borsa che non ve lo dico neanche, perché ho tolto la roba dalla Louis Vuitton, l'ho buttata qui dentro non mettendo tutto quello che mi devo portare, e ho buttato un po' le cose alla rinfusa perché stamattina ero in super ritardo, e quindi ho buttato un po' le cose alla carlona, come dico io. All'interno ha anche una tracolla, però la tracolla non la utilizzo mai, quindi questa è comoda sia da portare a braccio sia da portare proprio a mano, e questa qui l'ho pagata 24,95 euro. Poi sono stata da Disney Store, ecco qua il sacchettino, ho preso anche questa borsina qua che ho pagato, non c'è scritto, 1,50 euro forse, 2 euro, questa borsa qui riutilizzabile con le principesse appunto, e mi piaceva il fatto che avesse Jasmine, anche perché a breve uscirà il film, quindi sono in pole position. Allora, ho speso 26,30 euro, in realtà una cosa già gliel'ho data a mia sorella, quindi è per questo che non la vedrete. Allora, ho preso 4 cose, aspettate. Allora,
preso intanto per cominciare due maschere per i capelli che la ragazza, vabbè, erano tutte scontate, la ragazza mi ha detto che sono fantastiche. Ho preso, allora, in particolare questa qui di Aurora. L'ho pagata 3,50€ anziché 5€ con il 30% di sconto. Rivitalizzante per i capelli. Allora, dietro c'è scritto maschera condizionante per i capelli. Fragranza di frutta fresca. Quindi è anche buonissima la fragranza. Anche questa, invece, è quella di Ariel. Fatta così in azzurro. Anche questa 3,50€. Ma questa sa di cocco. Quindi non vedo l'ora di provarle. Ovviamente non saranno chissà che cosa, appunto, queste maschere, però appunto mi piaceva il fatto che fossero delle principesse, quindi volevo provarle. Quindi sicuramente appena lavo i capelli, quindi o stasera o domani, magari inizierò ad utilizzarne una e la proverò per vedere appunto anche la fragranza che hanno. Quindi voglio utilizzarle. E poi ho preso due fascette per i capelli per struccarsi. In particolare ho preso queste due, che adesso sicuramente mi infilerò nei capelli. Allora, le ho pagate l'una 5,60€ anziché 8€, e ho preso la corona di Aurora e la corona di Jasmine. Sono bellissime. Vediamo un po', mi tolgo un attimo gli orecchini perché sennò li faccio cadere e si rompono. Proviamo prima la coroncina di Aurora. In realtà gliel'ho regalata anche a mia sorella, quella di Aurora, e per questo che non la vedrete, ma gliel'ho già data, appunto. Proviamone prima una. Praticamente, appunto, le ho acquistate proprio per struccarmi. Mi piaceva appunto fare magari dei get ready con le coroncine delle principesse. Lo so, non badate. Allora, vediamo un po', a parte che secondo me è anche un po' da stirare, comunque, niente. Questa è una, mi piace tantissimo, sembra un po' una rimbambita a 30 anni, ma mi piace un sacco, come potete vedere tiene benissimo indietro i capelli, e quindi, niente, questa mi piace veramente parecchio. Poi di Aurora era rosa, mi piace un sacco. E poi la seconda, vediamo un po', questa qua di Jasmine. Quella di Jasmine secondo me anche è molto carina, anche perché ha il brillocco. Vediamo un po'. Probabilmente potrei anche andare a vedere, come si dice, Aladdin con questo affare addosso, perché vabbè, forse anche no. Comunque questa è l'altra, color Tiffany, appunto, che ha questa sorta di brillocco come ha Jasmine, e mi piacciono tantissimo proprio perché sono delle principesse. Forse l'altra è un pochino più carina perché c'è sto coso qua che rimane un po' tanto per, però mi piacevano un sacco, tengono bene i capelli. Le ho provate in negozio perché, avendo il testone, e gliel'ho detto chiaramente alla ragazza, gli ho chiesto se aveva da farmele provare, quindi mi pare che loro avessero un affare da far provare per non sporcare appunto le altre, e l'ho dovute provare perché appunto ho la testa troppo grossa e quindi mi stanno strette di testa, ma in realtà queste qua mi stanno benissimo. Come ultimo negozio sono stata da Maison du Monde, eccolo qui, vi faccio l'haul qui perché non ve lo divido separatamente, perché volevo anche andare in giro tipo da casa eccetera, non sono ancora riuscita ad andare, ahimè. Quindi quando andrò anche da casa e mi farò di nuovo un altro giro da Maison du Monde, vi farò un altro video, però queste qua voglio utilizzarle perché sennò stanno lì e fanno la muffa, come dico io. Allora, ho preso un sacco di cosine carine, e il mio fidanzato mi ha chiesto se sono rimbambita nella testa oppure no. Comunque, allora, partiamo subito. Intanto ho preso delle tovagliette estive. Allora, per cominciare ho preso queste due tovagliette qui per la colazione, che sono fatte così, con i fenicotteri, le angurie, le palme, eccetera. E c'è scritto bikini, take smoothie, e basta, take smoothie e bikini, non c'è scritto nient'altro. E mi piacciono tantissimo, ne ho acquistate appunto due, che sono appunto le nostre tovagliette estive, e le adoro, le voglio lavare e metterle subito lì perché mi piacciono tantissimo. Le ho pagate 1,39€ l'una. E
poi ho preso queste fantastiche foglie di palma, no, foglie di banano, foglie di palma, secondo me sono queste, sono palme. Ho preso queste due tovagliette qui, fatte così, verdi, sono molto sottili, le ho pagate l'una 4,59 euro, per decorare la tavola durante il periodo estivo, secondo me sono fantastiche. In realtà ne volevo acquistare altre due, proprio perché se vengono magari degli amici o comunque magari mia sorella eccetera, se bisognava mangiare su questi affari qua ce ne ho solo due, a meno che queste non le utilizzi proprio come decorazione su una tovaglia magari tutta bianca e decorandola in un determinato modo. Quindi 4,59 euro l'una, mi piacciono un sacco, sono contentissima di averle trovate perché non riuscivo a trovarle da nessuna parte e le volevo veramente veramente da tantissimo tempo. Sto parlando a ruota libera, quando mi metto davanti a una telecamera io parlo come se non ci fosse un domani. Poi ho preso, allora, ho preso questo fantastico boccettino qui con i fenicotteri. Vediamo un po', fenicotteri, c'è scritto Be Flamazing con tutti i fenicotteri. Questa qui è quella che ha all'interno appunto anche il cosino per metterci dentro la frutta, quindi il filtrino. Perché è successo un fatto stranissimo, ho combinato un danno, insomma, con la mia solita grazia. Allora, praticamente, o quel giorno lì avevo preso una baccata sulla testa, o non lo so, praticamente è successo che volevo portarmi dietro questa, cioè questo, quello che avevo a casa, quindi avevo una bottiglia uguale a questa, simile comunque, volevo portarmela in giro. Che cosa ho fatto? Anziché mettere l'acqua, io ho fatto bollire l'acqua, perché ho detto lo lascio in infusione con l'acqua, con la mia tisana la lascio in infusione nell'acqua calda. Poi che cosa ho fatto? Presa dal non so che, ho preso la tisana, l'acqua calda e ce l'ho buttata dentro, praticamente con tutta la forza che avevo, dentro alla bottiglia di plastica. Che cosa ha fatto la bottiglia di plastica? Ovviamente non mi ha di certo ringraziato, perché ha iniziato a sollevarsi e a sciogliersi, quindi non ve lo sto neanche a dire, non so che cosa mi è preso, non è mai successo in vita mia, ma solitamente io prendo l'acqua, semplicemente la verso nella bottiglia da portarmi dietro e metto il filtrino o comunque metto la tisana, quella in polvere di Fitvia. Ma no, cioè non capisco perché sono andata a metterci l'acqua bollente, quindi ho sciolto una bottiglia, cioè veramente... Cioè, mi ha preso il panico, tra l'altro, ha iniziato a sciogliersi e aveva una forma a dir poco indecente, ovviamente, quando si è raffreddata. Quindi niente, ho dovuto comprare una bottiglia, non che non ne avessi altre di scorta, però questa qui è quella estiva, tra virgolette. L'ho pagata 6,99 euro, mi piaceva appunto il fatto che avesse tutti i fenicotteri sopra. Ho preso un bicchiere, così magari bevo degli smoothie o bevo dell'acqua un po' più volentieri, perché magari guardo il bicchiere e mi invoglia a bere, forse anche no, però ho voluto prendere questo bicchiere fantastico rosa, cioè trasparente con il fenicottero, e c'è scritto Yes Because I'm Nice, è molto carino, veramente è delizioso, è carinissimo, e poi ha su tutti dei puntini che sembra quasi neve, forse neanche, vedete, ha tutti i puntini, è bellissimo. E ha la particolarità di avere questa cannuccia fatta a spirale, tutto in plastica, mi piace un sacco, non vedo l'ora di lavarlo e utilizzarlo. L'ho pagato solo 3,99 euro e volevo cercare di vedere se c'era qualcosa di similare, ma magari per il mio fidanzato non proprio uguale a questo rosa, perché me lo tirerebbe dietro e non ve lo dico. Ho voluto prendere una cosa carinissima secondo me, perché siccome ho Monsieur Cousin, che me l'ha regalato appunto mia mamma e mio papà a Natale, e l'hanno regalato sia a me che a mia sorella, lo sto utilizzando appunto per mille ricettine, però
appunto ho visto sulla pagina Facebook, mi pare, su una pagina Facebook dedicata a Monsieur, che ci sono appunto delle ricette per creare il gelato a casa, quindi quello alla fragola in particolare, se non sbaglio, ho visto. Non credo altri gusti, però volevo provarlo a fare a casa e infatti ho preso questo barattolino simpaticissimo di plastica, fatto così, in plastica con il tappo in silicone, quindi appunto vorrei fare il gelato e metterlo in questo barattolo super super delizioso con tutti i gelatini e c'è scritto Ice Cream Happy Summer. È veramente bellissimo, quindi magari vi potrei anche fare una ricetta sul gelato e ve la posto magari qua. Fatemi sapere se vi fa piacere, se vi farebbe piacere vedere dei video dedicati appunto alla realizzazione di qualche ricetta con il mio Monsieur, anche perché in tanti me l'avete chiesto in direct di fare dei video dedicati alle ricette con il Simil Bimbi e però non sapendo appunto effettivamente come mettere telecamere eccetera mi è venuto un po' difficile farli finora, quindi se vi fa piacere io posso iniziare di vedere di iniziare a farli. E niente, quindi qui sotto fatemi sapere che tipologia di video vi piacerebbe vedere, quindi le organizzazioni, eccetera, perché io ve lo chiedo sempre. Poi ci sono sempre altri video che faccio passare avanti, ma perché per non ritrovarmi sacchetti su sacchetti su sacchetti, quindi comunque preferisco buttare fuori quelli e togliermi i sacchetti che ho per casa piuttosto che magari fare un video di organizzazione della cucina. Però voglio assolutamente iniziare a fare anche quella tipologia di video, perché veramente in tantissime me lo chiedete, quindi l'organizzazione dell'armadio, l'organizzazione della cucina, dei pensi della cucina, che altro, il bagno, piuttosto che i documenti, come li organizzo, come sono solita mettere le cose, le pochette, le borse, eccetera. Quindi, raggiungendo il succo del discorso, praticamente appunto ho comprato questo barattolo fantastico per metterci il gelato e vorrei appunto lavarlo e farlo. Anche quello lì, aspettate che guardo lo scontrino, non c'era il prezzettino, l'ho pagato 7,99 euro. E come ultima cosa ho voluto prendere delle tazzine, non che non ne avessi perché ho più tazzine io che un negozio di casalinghi, ma mi piaceva questo cosino qua da mettere vicino proprio alla macchinetta del caffè, proprio perché per dare quella sorta di accuratezza a quel praticamente angoletto dove ho la macchina del caffè con sotto il cassetto delle cialde. Quindi ho voluto prendere queste da mettere a fianco e sono queste tazze qui con il portatazzine. L'ho pagato 9,90 euro, aspettate che c'è il prezzo qui. E anche queste non vedo l'ora di inserirle, appunto, 9,99 euro, eccolo qua. Ci sono queste fantastiche tazzine bianche e nere, breakfast homemade, daily coffee, fresh coffee espresso ed espresso, sono bellissime tutte e quattro le fantasie. Appena l'ho viste ho deciso di prenderle proprio perché volevo delle tazzine da un pochino più carine, un pochino più di design, un pochino più di stile, da applicare o comunque da mettere esattamente vicino alla macchina del caffè. Quindi comunque anche queste non vedo l'ora di lavarle per poterle utilizzare lì senza dover andare ad aprire sportelli eccetera, così queste tazzine qua sono sempre lì. Quindi niente ragazzi, spero che il video vi sia piaciuto e i miei acquisti vi siano piaciuti. Fatemi sapere con un commentino qui sotto le cose che vi sono piaciute di più e appunto quali video vorreste vedere sul canale, giusto per avere un po' di spunti, avere un po' di consigli eccetera. Come al solito vi dico qui di iscrivervi al canale se non siete ancora iscritte e di fare un super like al video se il video vi è piaciuto. Noi ci vediamo come al solito al prossimo video, vi mando un super mega bacione e ci vediamo alla prossima. Ciao!